L'integrazione, approcciare problematiche tecniche in maniera un po' differente. E il secondo punto su cui ragionerei è anche sulle tecnologie presenti nel mercato. Di tecnologia ce n'è tanta, come diceva Stefano, si può fare qualsiasi cosa oggi come oggi. E quello che manca, e vedo che manca un po', è la voglia di imparare cose nuove. A mio avviso l'idea di integrazione è: entro in una stanza vuota, completamente vuota, e la stanza, secondo me, stiamo guardando il futuro, dovrebbe capire che cosa voglio fare e adattarsi a quello che io voglio fare. È una cosa molto futuristica, però in realtà stiamo andando verso quel settore lì. L'integrazione più bella è quella che in realtà non si vede, c'è ma non si vede. Questo è un po', secondo me, la strada da prendere. È un discorso che come SIE, che è un'associazione di cui facciamo parte, portiamo avanti da tempo. Hanno standardizzato delle norme di installazione, e esistono, sono sul sito, potete scaricarle e vedere bene o male come in realtà un cablaggio viene effettuato, come deve essere marchiato un cavo. Insomma, sono tutte cose che possono dare un più, un plus. Costruire soluzioni che non esistono, cioè sapere come funziona la tecnologia, quindi sapere come dialogano i vari prodotti, ti dà la possibilità di creare delle soluzioni che non esistono, e in due parole aiutano a integrare, cioè sapere che cosa succede quando io collego il computer ad un monitor, ad un proiettore, facilita molto la vita.